Raga, la colla a caldo, io la vedo così, è tipo la donna, va usata con dolcezza ma sicurezza, raga. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati! Oh, oggi vediamo una postazione un po' diversa rispetto al solito. Oh, questo perché andremo a fare un tutorial, se ci riesco, di come poter restaurare questa battle suite che feci anni fa, ok? Quindi iniziamo per dire che vi dovete iscrivere al canale, ragazzi. Vi dovete iscrivere al canale. Vi sto a fare sto tutorial che in italiano pochi ci stanno. Quindi dai su, dai. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, mettete like e ditemi se anche voi fate qualcosa che di Battle Suite, di cosplay. Insomma, commentate, ragazzi. Avete da commentare. Quindi iniziamo col dire che sta Battle Suite, come potete vedere, è un tronco, diciamo, cioè, proprio, cioè non ha forme, non ha cose, ed è rigidissima, cioè è proprio rigida, cioè, proprio fai combattimenti con sta Battle Suite. Quindi andiamo innanzitutto a fare proprio una bella forma della Battle Suite, proprio del corpo, del fisico. Quindi, per primissima cosa, bisogna vedere le misure, ok? Quindi iniziamo a. Quindi proviamola, sta Battle Suite. E vediamo. Vediamo come è messa. Ok, la testa è tagliata, ma poco male, diciamo. Quindi andiamo a vedere come è messa e quanto dobbiamo tagliare. Quindi la parte importante è di tagliare la Battle Suite, quindi farla più aderente possibile. Quindi la cosa importante è che deve andare a paro del bacino, di come ti inchini, diciamo, se no te fa effetto così, te fa che non è bello, diciamo. Quindi dobbiamo andare a fare questa cosa qua. Quindi le bretelle andranno tagliate, cioè andranno modificate, ammorbidite, diciamo, e quindi questo deve essere così, diciamo. Abbiamo visto la forma, quindi bisogna tagliare un bel pezzetto più o meno così. E quindi i laterali andranno tagliati, andrà tagliato il laterale, i due laterali, quindi questi andranno dove si attacca, diciamo, andranno reincollati, e vi farò vedere tra poco, ok? Quindi vi faccio vedere ora i materiali che servono per fare tutto quanto, ok? Quindi ci vuole colla artiglio trasparente, mi raccomando trasparente, se no si vede male, si vede brutto. Colla a caldo, ragazzi. Allora, ci sono alcuni cosplayer che dicono: eh no, la colla a caldo nel cosplay non va bene, è l'anticristo, la colla a caldo. Raga, la colla a caldo, io la vedo così, è tipo la donna, va usata con dolcezza ma sicurezza, ragazzi. La colla a caldo è una donna, va usata con delicatezza e sicurezza. Quindi, se può usare la colla a caldo, bisogna saperla usare piano piano con parsimonia, senza che fai le cose, diciamo. Quindi colla a caldo, artiglio, abbiamo detto. Poi ci sono i taglierini, varie forme di taglierini. Poi il pennello, che non so ancora come, sì, per spalmare la colla artiglio. E poi, diciamo, un foam, quello che io ho usato, uso quello del cinese perché va bene lo stesso. Fommino, diciamo, di foam giallo per rifare le parti gialle, anche le bretelle, che andremo a rifare la parte qua, insomma, un po' di roba. Uno credo che basti. Ok, e poi la cosa importante per ammorbidire e dare anche la forma giusta a questo, la pistola termica. Oh, vedete, raga, la pistola termica. Quindi questa, raga, è tipo un phon, però 100 volte più potente, perché è una pistola termica, diciamo. E quindi fate attenzione, perché con questa veramente
vi ustionate da paura. Qua proprio se te la tocchi, raga, con la gola accesa, mandato ospedale. Quindi piano piano, ok ragazzi. Allora iniziamo, diciamo, dobbiamo tagliare, diciamo, il taglierino e tagliamo subito, anzi no, qua non si vede, ah senti, se no non vedete che cazzo sto qua. Quindi andiamo a tagliare qua così. Quindi ragazzi, abbiamo tagliato l'eccesso, diciamo, e ora andiamo a provare come ci deve stare ufficialmente, diciamo. Un consiglio: fatelo con qualcuno, ok? Poi piate una penna e segnatevi dove che sta di più, diciamo, sentite che sta il pezzo di più. A posto. Abbiamo capito più o meno il pezzo in più da tagliare quanto è, ok, anche perché poi andrà anche ammollato, diciamo, ci andremo a mettere degli elastici per far sì che resti tutto che possa andare bene. Poi per togliere questi qua che io avevo attaccato con la colla a caldo, non so se si vedono, così a clip, diciamo, e questi sono, li ho attaccati con la colla a caldo, proviamo a vedere se che mani si strappano. Piano piano ragazzi, col taglierino si ottiene tutto, quindi piano piano, con dolcezza e delicatezza ragazzi. Vedi, piano piano, come se stai a tagliare un filetto di prosciutto, diciamo, proprio a fette, sottile sottile. A posto, quindi tagliamo anche qua l'eccesso di cosa, diciamo, di armatura che era troppa, in base a quanta ne abbiamo tagliata dall'altro lato, ad occhio, perché è molto, il cosplay si fa molto ad occhio certe volte, diciamo. Poi andremo ad aggiustare con le cose, diciamo. E ok, poi va, quindi andiamo a riprovare questo pezzo senza cose, ok, così. E ovviamente poi c'è pure da tagliare la parte delle maniche qua sotto, perché quando giri vedi tira sempre qua, quindi questo qua va un po' più abbassato, sempre con nostro amico taglierino, questo qua, tradac, no? Vediamo se intruppa di nuovo. No, ok, questa è giusta, quindi mo qua va attaccata la colla a caldo, i pezzi, ok? Quindi allora, per attaccare qua i pezzi, io userò un pezzo di una maglietta vecchia bianca che non uso più, in maniera che possa essere ancora più elastica, diciamo, quindi la vado a prendere subito. Allora, come ho detto, ho preso una vecchia maglia bianca e ci ritaglio alcuni pezzi della grandezza del busto, diciamo, che poi un pezzo solo ci servirebbe. Quindi ok, allora mettiamo a scaldare la colla a caldo. Nel frattempo che si scalda la colla a caldo, ragazzi, voi ditemi, cioè, anche voi avete fatto queste cose così, sti cosplay col fomo, è la prima volta che lo fate, scrivetelo nei commenti. E se volete vedere qualche altra cosa, perché poi farò anche la parrucca di Vegeta Ultra Ego, quello nuovo con i capelli viola,
scrivetelo sempre qua sotto nei commenti se volete che vi porto un altro tutorial a tema cosplay, tutorial, oddio, restyling, diciamo. E quindi ragazzi, ditemi se vi piace. Questo ovviamente poi andrà tutta risistemata, poi con l'acqua a caldo andremo ad ammorbidire le parti in maniera che siano più attaccate, diciamo così, più fluttue, diciamo, più flessibili. Ok ragazzi, quindi scalda. Non tirate molto il tessuto, perché così quando poi lo andrete a indossare, il tessuto ovviamente sarà elastico e si andrà ad aderire meglio alla forma del vostro corpo. Ok ragazzi? Quindi se lo state facendo adesso insieme a me, fatto? Quindi se lo state facendo insieme a me, scrivetelo qua sotto nei commenti se avete fatto. Ok? Se no mettete in pausa e poi lo fate. Abbiamo tolto così, abbiamo messo e quindi abbiamo visto, vi faccio vedere come è uscito. È uscito, vedete, attaccato però con la maglia, in maniera che sia un po' comunque elastica, poco, perché il gioco deve essere minimo, perché avete preso le misure sul vostro corpo. Ok ragazzi, quindi andiamo a aggiustare questa parte qua. Quindi di nuovo la nostra amica colla a caldo. Ci è soffiato un po' sopra, andate anche un po' in iperventilazione per soffiarci, ma non fa niente, diciamo. Mettiamo gli altri pezzi dalla parte più dentro rispetto a questi, perché quando poi lo andremo a chiudere andranno proprio a, diciamo, scomparire così, vedete? In questa maniera andranno a scomparire, quindi non li devo mettere proprio attaccati così, sennò si vede il nero del coso, e quindi si mette un po' più dentro. Quindi per fare così, come facciamo? Prendiamo la nostra penna, ci facciamo un segnetto dalla parte interna, prendiamo un segnetto davanti ai cosi, ok? Segnato così, ci mettiamo la colla dalla parte interna, se potete vedere, dalla parte interna dove stanno questi segnetti che ho fatto, non so se si vede, spero di sì. Quindi a mettere la colla per attaccarli dalla parte interna, colla a caldo, sta per finire, quindi ci mettiamo l'altra colla a caldo. Quindi vedete, abbiamo riattaccato tutto quanto insieme, vedete, quindi questo mo si chiude e non si vede più niente. Ok, andiamo a fare una prova di chiusura. Oh, infatti vedete, perfettamente si chiude, che non si vede più niente. Ok, però dentro vedete stanno i cosi, non so se si vedono qua sotto così, vedete, sti cosi qua, esattamente. Ok, quindi questo è stato fatto, la forma è stata messa, ora andiamo a vedere come aggiustare questa parte qua che è troppo rigida, cioè che fa così, proprio così, ma un po' più ammorbidita, diciamo. Come potete vedere ha già una forma un po' più lineare, diciamo, rispetto al corpo, è già molto molto meglio. Ora dobbiamo andare a sistemare sta cosa, perché vedete, quando vi siedete in sta maniera, perché è troppo bassa, capito? Quindi quando vi siedete in sta maniera vedete che ci sono le spalline che non vanno bene, quindi andremo a ammorbidire questa parte qua laterale, così si vede,
in maniera che sia un po' più così, vedete, un po' più morbida. E le spalline ovviamente andremo ad aggiustare anche questa parte qua. Ok ragazzi, innanzitutto bisogna tagliare le bretelle, queste qua, ok, che queste poi le andiamo ad aggiustare pure quelle, quindi a posto, cadere, ok, quindi andiamo ad aprire la nostra pistola termica, si fa così, quindi andremo a vedere, andremo a fare sta cosa qua, quindi andremo a sparare la parte, questa parte qua diciamo interiore, questa parte qua, in maniera che si possa ammorbidire. Soffiamo così si raffredda e si risolidifica il tutto. Dovrebbe bastare, e infatti ha preso la forma. Ok, vedete, ha preso già la forma che gli stavamo dando. Ok, infatti vedete, questa è già più, come si dice, già più abbassata, diciamo, rispetto a questa che è ancora bella dritta, diciamo. E andiamo a fare la stessa cosa su questa. Ragazzi, non puntate mai la colla a caldo troppo vicina alla cosa, se no gli fate il buco, se no se pia fuoco tutto, pia fuoco, che è molto potente questa. Quindi piano piano, sempre in modalità low, la tenete a tipo 7-8 cm dalla parte interessata. A posto. Ora andiamo a vedere la bretella. Io qua è troppo lunga, quindi questa la andremo ad accorciare, perché è troppo lunga questa parte qua, quindi questa la andremo un po' ad accorciare e ci andiamo a mettere la bretella che va ad accorciare. Seconda cosa che ti serve è un elastico, di questi doppi, vedete ragazzi? Vedete questo elastico così doppio, ok? Questi saranno tipo 5 centimetri, 4 centimetri più o meno. Quindi che facciamo? Questo elastico doppio lo andiamo a tagliare a metà, perché le bretelle sono due, quindi tagliato così con la nostra carissima colla a caldo andiamo ad attaccare un pezzo su una bretella e un pezzo su un'altra. Quindi una volta che noi attaccheremo poi queste bretelle qua sopra, prenderemo le vecchie bretelle vecchie, ok? E ci taglieremo i rettangolini in maniera da poi con la caldo o l'artiglio, però credo più con l'artiglio, ci andiamo ad attaccare i pezzi sopra, ok? In maniera che quando si indossa, comunque queste restino flessibili, però comunque... elastiche. Quindi, ragazzi, come dicevo, con dolcezza e delicatezza la colla a caldo, quindi a posto così. Una volta fatta sta cosa andiamo a tagliare i pezzettini di quello che c'era prima di vecchio, ok? Quindi tagliamo i pezzettini, poi io la proverei già a indossare attaccandoli già indossati in maniera che escano proprio belli precisi come dovrebbero essere. Quindi attacchiamo i pezzettini sopra così. Quindi la cosa importante è la comodità, ragazzi, la comodità. E le bretelle sono state fatte, quindi vedete, restano comunque elastiche e ci sta l'effetto, ok. E quindi ragazzi, ora aggiusterò la parte davanti, perché il resto, come potete vedere, vedete la bretella, così è
è più elastica, più morbida, vedete? Vedete? Com'è? È più, un po' più realistica, diciamo. La parte davanti qua, vedete, è già più bombata, vedete? È già più naturale. E ora andremo ad aggiustare la parte di qua davanti. Va bene, ragazzi? Poi vi faccio vedere l'effetto finito, però già così mi piace molto di più rispetto a prima. E anche perché in questa maniera te la puoi pure mettere in valigia, te la puoi proprio, invece prima era proprio rigida, così invece ora te la puoi anche mettere così in valigia, piegata, esce proprio così, sottile. Invece prima era proprio armatura proprio messa così a dura, diciamo. Invece così è molto meglio, diciamo. Quindi ora rimane soltanto la parte estetica di qua e poi magari con una spruzzata di bomboletta spray bianca magari rifare sta cosa, oppure una bella, diciamo, sgraffignata, una bella posata di lucido così di per andare tutto ad apparare queste parti qua. Va bene, ragazzi, andiamo con la parte seconda. Oh, e quindi stavamo dicendo che abbiamo fatto queste bretelle, solo che effettivamente andando a vedere bene questa parte qua delle bretelle, vedete, non è che mi piaccia poi così tanto, e quindi avevo pensato, taglio questi pezzettini, li taglio a metà e ce li incollo, la parte superiore della metà tagliata. Non so se mi sono spiegato. Andiamo a vedere. Ok, andiamo a vedere. Quindi faccio una croce, andiamo a fare sta cosa qua che... E quindi taglio il pezzo così, vedete, e lo taglio a metà in questa maniera, vedete, così, come si possa vedere, così taglio a metà, tipo panino, diciamo. Lo taglio un po' a metà, tipo panino. A posto, così, e ci vado ad attaccare soltanto questa parte qua sopra la bretella, ok? Perché così facendo, vedete, è troppo bombato, non mi piace tanto. Quindi sta cosa la vado a fare per tutte quante, fatte in questa maniera. Quindi tagliati tutti i pezzi, uscirà un così, perché mo lo andrò ad aggiustare, ok? Quindi fatto, lo farò anche a questo. Ok, quindi tagliati tutti i pezzi, abbiamo levato di nuovo i pezzi che stavano qua e fatti a metà più sottili, e quindi così li andremo ad attaccare sopra e l'effetto sarà migliore. Quindi attacchiamo la nostra colla a caldo, poi nel frattempo, ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate cosa ne pensate di quello che sta succedendo in questo video. E infatti, come volevasi dimostrare, l'effetto è molto migliore, diciamo, vedete? Non c'è più l'effetto tutto bombato, così, ma è migliore. Infatti, e questa la andiamo a fare su tutti gli altri pezzi, ok? E quindi esce in questa maniera. Così. Oh, vedete? Ho attaccato tutti quei pezzi a metà che ho tagliato adesso, li ho attaccati tutti qua sulle bretelle, ed è uscita una cosa migliore, sempre bella, vedete? Oh, questo è una cosa fatta molto meglio rispetto a prima. L'effetto è molto meglio, molto migliore. Vabbè, abbiamo capito. Quindi il pezzo delle bretelle l'abbiamo fatto, ora, come ho detto, andrò ad apparare un po' questa parte qua in questa maniera. Prendiamo un trapano avvitatore così. Con questo già ho provato prima a fare una prova se funzionava, e funziona. Quindi prendiamo un foglio di carta abrasiva, ce lo mettiamo sopra a questo coso che gira, e questo va messo qua dentro, ok? Dentro al trapano, ok? In maniera che gira e farà così. Ci siamo capiti? Quindi andiamo così e andiamo ad apparare questa parte qua. E
E quindi, come vedete, abbiamo fatto, ho fatto questa parte qua delle imperfezioni, delle colature della pittura precedente, quindi sono andato un po' ad appianare e questo qua, la carta abrasiva, può confermare. Ok, però prima di andare a pittare, a ricolorare in maniera decente, andiamo a fare questa parte qua, andiamo ad aggiustare questa parte qua. Come si fa? Semplicissimo. Basta prendere un foglio, ok, un foglio normale a 4 per dargli per capire come si deve la grandezza, diciamo, e andare a fare il segno, ok? Un segno così. E quindi dalla base, questa parte qua, quindi andremo a ritagliare andremo a ritagliare 5 strisce, perché lui ce ne ha 5 strisce, questa parte qua, sul fommino cinese, ok? Quindi andremo ad appianare così, andremo a copiare e fare la copia di questo qua sopra, proprio in questa maniera, così, vedete? Si prende il foglio e si fa così, così, ok? Ed escono così, ritagliato in automatico. No, vabbè, l'abbia i forbici e ritagliare, insomma, raga, stiamo a giocare qua. Quindi, dicevo, questo pezzo che abbiamo tirato fuori dal fommino, dobbiamo toglierlo, lo andiamo a posizionare in questa maniera, ok? E ritagliarci da qua, calcolare 5 strisce, ok? Quindi una volta attaccate tutte uscirà una cosa simile a questa, che è molto meglio rispetto a come era prima. Va bene ragazzi, quindi fatta sta cosa qua, che sinceramente mi piace molto di più, perché più effettivamente più così, andiamo ad aggiustare le ultime parti, che sarebbe questa parte qua. Andremo a coprire con un qualcosa, una carta, qualcosa, le parti, queste parti qua gialle, se no poi con la bomboletta spray si va tutto a inzozzare, ok? Quindi andiamo a coprire un po' queste parti qua. Quindi una volta ricoperte queste parti gialle, possiamo andare a piare la bomboletta a spray bianca, ok ragazzi? Facciamo così. E quindi ragazzi, dopo che abbiamo fatto con la bomboletta spray che abbiamo pittato qua, andiamo a levare le plastiche di qua, ok? E quindi uscirà una cosa così. Ragazzi, è sinceramente, secondo me, 100 volte meglio rispetto a prima. Quindi abbiamo fatto questo restyling, siamo andati un po' ad appianare quello che era la parte e abbiamo rifatto le bretelle, cosa importante, e la parte davanti, che ovviamente è quella parte che è una delle parti più visibili di tutti. E quindi ragazzi, questo tutorial è finito, andate a commentare qua sotto nei commenti se voi avete mai creato una battle suite o se fate altra roba di cosplay. Nel caso ci vediamo a Romix, che se state vedendo oggi questo video, mi trovate in giro a Romix, però anche domani, sabato e domenica mi trovate così a bazzicare a Romix. Noi ci vediamo invece al prossimo video di lunedì con i primi episodi delle interviste al Romix. Dai, ci vediamo al prossimo video e bella raga!